poi dopo rigore che secondo me non c'era, ci siamo disunite. Abbiamo preso due gol su calcio d'angolo, un altro rigore, un altro gol sulla prima palla a metà campo nostra. Sono errori che si pagano e spero che si impari sui errori. Un'ultima cosa rispetto a tutto il precampionato, che chiaramente era stato fatto con avversari di alto livello, si aspettava qualcosa di più oggi o ci può stare una partita persa così? No, che perdevamo così, no, però che ci mettevano in difficoltà e noi ci eravamo abituati a essere messi in difficoltà, e questa è la prima partita che abbiamo letto male, nel senso che le altre non erano da leggere. Però, secondo me, dopo 2-0 abbiamo perso riferimenti. Non siamo stati attivi da dietro, nel senso non abbiamo accorciato mai davanti, né attaccanti né centrocampisti prendevano dei riferimenti. Proprio l'ultima e poi lascio il microfono ai colleghi. Cambia il suo giudizio sulla rosa con questa partita No, o non con... cambia, io penso che sono giocatori che possano fare bene e faranno bene. Grazie. Mister, suona qualche campanello d'allarme secondo lei? Secondo me no. È la prima partita, loro sono da un mese in ritiro, noi siamo a metà del ritiro e abbiamo tanto tempo per capire quello che dobbiamo fare. È giusto dire che, diciamo, in una partita come questa, però D'Agasso ha confermato anche oggi che è un ragazzo che ha delle qualità interessanti. Sì, dei centrocampisti ha fatto meglio lui, sì. Davanti Merola forse poco nel gioco, paradossalmente a Cornero nel bene e nel male è stato più protagonista. Vabbè, perché ha fatto gol, ma anche quel gol è un gol trovato, non è costruito. Io vorrei che si costruisce di più, che si gioca di più e che si attaccano gli spazi, i vuoti. Sui calci d'angolo anche ora insomma si vedono delle debolezze, delle fragilità. Ora però c'è magari più tempo per lavorarci, se Io possibile. li ho provati solo ieri, era tardi. Dobbiamo trovare la sistemazione perché a uomo non mi piace, a zona però bisogna stare attenti e guardare chi può arrivare. Mister, posso chiederle una valutazione sulla Reggiana? Ha visto la squadra, la sua iniziativa onesta. Per me è una buona squadra, certo che fare il campionato Serie B è diverso e che riesce a giocare anche se forse troppo leziosa per uscire, però davanti si sono sempre proposti. Nesta ha parlato di lei come del suo maestro, no? Che ha cambiato la vita, dice Nesta. Zeman mi ha cambiato la vita, visto che avete parlato all'inizio, A cambiarci la vita, no, si vedeva che ha delle qualità, poi il discorso con me sicuramente ha cominciato a giocare a certi livelli. Poi ha continuato e per me per anni era il miglior difensore centrale del mondo. Purtroppo l'ha fermato infortunio. Vabbè, lui già ha fatto esperienze qua a Frosinone, a Perugia, e non ci è andata molto bene. Io spero che quest'anno ci va bene e che riesce a fare un buon campionato. Se lo merita. Secondo lei, mister, che campionato può fare questa regione? Non lo so, per ora è calcio d'estate che non conta, poi bisogna vedere quando si gioca campionato come arriva la squadra.